Gilda Moratti, ciao. Ciao Oscar, Ciao e grazie. benvenuta a Gocce di Gratitudine. Come sai, condivideremo questa nostra videotelefonata con chi vorrà partecipare alle nostre gocce e ascoltare le tue parole. E quindi, tanto per incominciare, ti ringrazio. Ti presento perché hai una storia molto particolare, molto, anche molto intensa. Non mi voglio perdere niente. Diciamo subito che tu sei presidente e fondatrice di una fondazione, Heart League International, che si occupa di crimini contro fauna selvatica e ambiente. E già questo secondo me è affascinantissimo, perché credo che siano i crimini peggiori che noi ci sia commesso nella storia dell'umanità, forse peggio ci sono solo i genocidi, però ecco, vedere correlata la parola crimine alla parola fauna e ambiente da un lato mi rende un po' malinconico, ma dall'altro mi rallegra molto sapere che addirittura siamo arrivati a questi standard, no? Nel volerci occupare di cose così importanti. La fondi nel 2012, la fondi insieme ad Andrea Costa, che è a tutti gli effetti un investigatore che ha messo le sue competenze al servizio della natura, di una nuova missione, di un nuovo grande, infinito cliente, mi verrebbe da dire. E quindi la tua attività è una sorta di servizi segreti, se mi consenti la metafora un po' hollywoodiana, per il rispetto dell'ambiente, per riassumerla semplificando un po', a tutti gli effetti siete degli investigatori privati, dei risolutori di problemi di scala globale. Poi mi correggerai perché è talmente curiosa la cosa. E quindi, visto che siamo in Gocce di Gratitudine, mi ritengo una persona molto sensibile alle tematiche di cui voi vi siete fatti curatori in prima istanza. Ti ringrazio. Domanda, quindi. Dici un po' cosa sta accadendo, perché nasce una vocazione come questa che prende forma in una professione e se riesci a correlarla anche con questo momento particolare, che è un momento chiaramente nuovo per tantissimi di noi, probabilmente tutti, e che però non trascende dalla vostra missione. Addirittura qualcuno vorrebbe ricondurre, no, alla deforestazione, l'avere costretto degli animali selvatici a convivere quasi in zone abitate anche da umani e da animali domestici, per cui questa trasmissione del virus sembra che all'origine possa avere anche questo punto di contatto, no? Animali selvatici privati dei loro spazi naturali, costretti a vivere in luoghi abitati anche dagli umani e da animali domestici, da lì il contatto e poi la generazione del tutto. Raccontaci un po'. Allora, guarda, come nasce? Nasce appunto, come dicevi prima, dal mio incontro con Andrea Crosta nel 2012, dove era già un pochino di tempo che pensavo, in cui pensavo di voler fare una cosa mia, una cosa un po' diversa, un po' particolare, non il solito, diciamo, fra virgolette, orfanotrofio per elefantini orfani o quello che diciamo si chiama il primary aid, cioè l'aiuto immediato sul campo. Sì, Io, certo. quello che mi ha Primo sempre intervento, no? Esatto. Quasi first aid. A me è sempre interessato capire, arrivare alla radice del problema, perché se tu arrivi alla radice e la riesci a risolvere, non c'è più bisogno del first aid. È sicuramente complicato, è sicuramente ambizioso, però era un pochino quello che era la mia idea. In un incontro con Andrea Crosta abbiamo iniziato a chiacchierare, a parlare appunto del traffico di specie protette, che è una cosa che mi ha sempre molto colpito, perché il traffico di specie protette poi purtroppo porta all'estinzione di tante specie. Traffico folle per i motivi più assurdi, per le domande e le richieste veramente più impensate. E niente, appunto, con Andrea che non è proprio un investigatore, è molto di più, diciamo, lui viene dal settore privato. Il settore privato appunto è quando le grandi aziende ti chiedono di partecipare all'antipirataggio, all'antiterrorismo, per cui anche lì è servizi segreti privati. Altre tre NGO si occupano in specifico solo di traffico e crimini contro la fauna selvatica, Al mondo? come lo facciamo noi, sì. Perché in effetti è veramente molto complesso, ha tante stratificazioni, ha tante complessità. Noi lavoriamo tanto appunto con i servizi segreti, i nostri collaboratori sono un ex FBI, un ex CIA, agenti che andavano sul campo, perché noi appunto raccogliamo le informazioni, ma non sono semplici informazioni, sono informazioni che poi noi processiamo in modo tale che poi diventi un'intelligence e poi le passiamo alle autorità competenti per procedere, diciamo, all'arresto, allo smantellamento del traffico, di quella catena del traffico che noi abbiamo targettato.
quando ci siamo, diciamo, quando abbiamo iniziato questa avventura insieme, insomma, è stato molto particolare perché abbiamo fatto delle avventure molto toste insieme. Ma cosa ti muove? Cosa ti spinge? Cosa ti anima? Perché più che un lavoro, questa mi sembra dire una missione. Non so, se penso a te, penso a un missionario, no? Che partiva per andare a evangelizzare un popolo, al di là che lo facesse a torto o a ragione. Però ecco, un missionario svolge una missione, ma lo muove una vocazione, no? A me muove, Oscar, l'ingiustizia perché gli animali non hanno voce, cioè ce l'hanno ma noi non siamo capaci di ascoltarla, sbagliando, perché potremmo imparare veramente tantissimo dal mondo della natura e dal mondo animale. Non avendo voce hanno bisogno di essere difesi perché sono ovviamente incredibilmente exploited, incredibilmente sfruttati. Per Certo. cose più assurde, perché come dicevi tu prima, per arrivare al momento di adesso, purtroppo siamo passati da lì, dal cruelty against animals, dalla crudeltà che l'essere umano purtroppo forse è l'unica specie che riesce a dimostrare questo tipo di crudeltà insensata, perpetrata da secoli nei riguardi della natura e degli animali, senza i quali noi non possiamo vivere, non possiamo sussistere. Sai, credo meglio di me che senza le api il genere umano si estingue, un animale minuscolo. Adesso io mi sono sempre domandata com'è possibile che noi facciamo finta di niente nel 2020 quando sappiamo che gli elefanti hanno meno di 7 anni e poi sono estinti, che i rinoceronti li abbiamo già praticamente estinti, che addirittura il mulo sta entrando nelle specie in Nelle estinzione. categorie, veramente? Cioè, capisci la tragedia, perché non possiamo noi vivere in un mondo senza animali. Non finisce come quel libro meraviglioso di Cormac McCarthy, La strada, dove era tutto morto, dagli alberi al mare, alla natura, e c'eravamo solo noi. Così non può sussistere, non può, cioè, non è sostenibile. È interessante, quindi parlando di economia, visto che tratti un tema di assoluta attualità, che è quello della sostenibilità, no? Che spesso viene, a mio parere, erroneamente ricondotto in maniera esclusiva al tema ambientale, perché non è un'equazione, no? Sostenibilità non equals environment e basta, ambiente. Sono almeno per quanto mi riguarda, un'architettura di 17 obiettivi globali delle Nazioni Unite, quindi la parità di genere, il diritto all'educazione, l'acqua. Il tuo concetto di sostenibilità, è di così grande attualità oggi. Come lo cali nella tua dimensione poi di vita quotidiana, visto che nel tuo caso poi il tuo lavoro coincide anche con dei principi di vita molto profondi? In generale, Sì. una domanda complessa, ma guarda, credo io non sono un economista, non è il mio mondo, non è Per quello che te lo chiedo. quello che penso, sì, quello che penso è quello che ho visto anche negli ultimi ormai 10 anni. Ho girato il mondo dall'Antartide 2 volte, ho avuto la fortuna di andare lì per lavoro, a vivere in una giungla amazzonica con una tribù senza niente, dove si cacciava qualsiasi tipo di cosa per mangiare. Io peraltro sono vegetariana, per cui immaginati la fatica Anch'io, di mangiare, immaginavo. dall'89. Prima di me, bravo. E ho visto veramente con i miei occhi cosa l'essere umano, spinto purtroppo da quella che noi chiamiamo economia e per cui dal dover fare soldi, da questa rincorsa alla velocità, qualcosa di veramente insostenibile, ha causato alla natura. Ho visto da un anno con l'altro i ghiacci dell'Antartide dimezzarsi, ho visto queste tribù terrorizzate in Amazzonia, che non hanno nessun tipo di diritto, che non hanno nessun tipo di protezione. Ho lavorato con tantissime specie che stanno andando estinte e mi sono domandata come cavolo, è possibile che l'essere umano permette che un elefante vada estinto, che è una creatura di un'intelligenza prima? E mi sono resa conto che l'economia che noi abbiamo messo in piedi realmente non è sostenibile da tutti i punti di vista, perché insegue una crescita ma non un progresso, perché insegue esclusivamente il dio denaro ma a scapito nostro, perché ritorno alla domanda che mi hai fatto all'inizio. Questo momento ci ha messo in sospeso, il tempo è sospeso, noi siamo sospesi, siamo fra virgolette in gabbia e spesso e volentieri mi viene in mente, pensa a tutti quegli animali che noi teniamo in gabbia per divertimento, si sentono così tutta la vita e noi ci siamo sentiti così solo per 2 mesi. E questa è una riflessione che ogni tanto faccio molto personale. Ma
appunto questo momento è causato da questa nostra tremenda frenesia, da parole come la globalizzazione, l'inseguimento del profitto, e per questo l'economia si è fermata, ma un'economia che non era più sostenibile, perché quello che Certo. noi abbiamo fatto al mare, al cielo, alla catena alimentare, a noi stessi, perché quando tu maltratti la natura, devi pensare sempre che va a scapito anche della nostra salute, che è un tema che ultimamente è iniziato ad emergere Ma molto. assolutamente. Infatti, volevo chiederti un'ultima riflessione. In quest'epoca, questi giorni, no? Parliamo di epoche, in realtà sono passati 2 o 3 mesi, di pandemia, di enorme emergenza. Come hai vissuto, stante la tua sensibilità per il sistema che ci contiene, no? Che risposte ti sei data? E se è successo, sei riuscita ad essere grata a qualcosa, a qualcuno? A una tua sensazione interiore o all'aver visto il mondo attorno a te umanizzarsi velocemente per alcuni aspetti? Cioè, la tua prospettiva quotidiana sulla vita in questo momento particolare ti è stata di sostegno? Hai trovato delle risposte? Hai trovato coerenza nelle tue preoccupazioni o nei tuoi sogni? Ma guarda, l'ho vissuto inizialmente con grande stupore, credo come per tutti, anche forse con grande incredulità all'inizio. Poi ha iniziato a diventare tutto molto chiaro, perché purtroppo appunto noi del mondo della conservazione tante cose le avevamo già gridate a gran voce prima. Basta questa devastazione, perché è pericoloso, perché tu non puoi pensare di tirare giù metà della giungla amazzonica e che non succeda un disastro. È come se tu metti delle uova in un paniere, spacchi tutto e pretendi di non sporcare. Non è possibile. Queste biodiversità sono ricche di infinite specie, ma purtroppo anche virus, e se noi le spaziamo via si sparge tutto. Per cui quella che io prima vivevo come una grande frustrazione, la gente non capisce, adesso purtroppo inizia a capirlo anche il resto del mondo. Come poi io l'ho vissuta, abbiamo iniziato a lavorare tantissimo, io insieme a un altro gruppo di persone stiamo lanciando una campagna per la chiusura dei wet market, per la protezione degli ecosistemi e delle biodiversità, e per un ripristino di leggi serie e veramente da rispettare sul traffico delle specie, perché Si finché si possono trovare informazioni su questa campagna? guarda, è Hai ancora il qualche riferimento? 5 dovremmo lanciare, il 5 che peraltro è Earth Day, la sto facendo insieme all'ex segretario generale della CITES, John Scanlon. Stiamo montando appunto quella che è una campagna, diciamo, onnicomprensiva, non è solo chiusura dei wet market, è regolamentazione del traffico, del consumo della fauna selvatica che già dovrebbe essere illegale. Tanta attenzione anche agli allevamenti intensivi, che sono grande causa. L'OMS addirittura nel 2004 aveva espresso delle perplessità su questi enormi allevamenti intensivi che iniziavano a far mutare tanti patogeni negli animali e per cui poi di conseguenza anche nelle persone. La protezione delle biodiversità, l'aiuto di economisti, perché tu non puoi pretendere di chiudere delle economie e non aprirne delle altre, non è sostenibile quello. Per cui un progetto a 360 gradi complesso, stiamo lavorando anche con tanti lawmakers, con l'ONU, per mettere in piedi qualcosa che in questo momento viene ascoltato. Speriamo che non venga dimenticato. Gilda, ti ringrazio tantissimo, ti sono infinitamente grato per questi istanti insieme, ma soprattutto per quello che avete già fatto, perché è vero che c'è tanto da fare, ma non possiamo dimenticarci anche tutto l'impegno che avete già profuso. E diventerò un tuo sostenitore, ambasciatore e promotore, promesso. Grazie mille, Oscar, grazie. Grazie di A cuore. prestissimo. Ciao cara, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.